Ciao a tutti. Come dice Claudio Di Biagio, espressione coniata da lui e che mi ha attaccato, capiamo. Dice sempre così, lo dice spesso, spero che non me l'abbia attaccato talmente tanto da aver generato degli ebeti. 10.025 sub. Siamo 500, oggi troppa gente. 500. Alla fine ci ha toccato a pingere. Ho sentito un tremore. Vabbè, facci vedere il cazzo, va bene. Dai, attenti agli svizzeri con capelli platinati che bestemmiano. Avvertimento molto specifico. E allora non devi cagare i coglioni! Sei in ritardo, stai zitto! Dio merda! Dai, ma tornerai mai in Giappone con monitor e chip? È nata da Tokyo, mi piaceva un sacco. Non posso dirti molto, però c'è un progetto in ballo. Dico la verità. Lost in Tokyo, eccolo qua. Quando il prossimo Nerd Cultura Tour? Allora, ragazzi, abbiamo in mente, io ipotizzo primavera del 2020, aspettando che questo canale prenda piede. Primavera 2020 è proprio la data perfetta. Tenetevi tutti liberi. Ah, ragazzi, mi raccomando, dal 2020 in poi, viaggi in Giappone a go go, non ci fermeremo mai. Sono uno con gli occhiali, se li leva e poi li mette. Dai, che ne pensi di Undertale? Appena uscito, non mi interessa molto Ordinary Man. Con quella grafica del cazzo, boh, mi sembra una roba, una pera cottata. Da 1 a 10, per me è un 9 pieno proprio. Dario, come procedono i platini di Kingdom Hearts? Allora, stanno procedendo bene e non vedo l'ora che esca Kingdom Hearts 3. E vai pure a vedere tutti i platini che ho preso su Kingdom Hearts per renderti conto di quanto Nomura mi abbia fatto due palle così. Ciao Dario, su GTA RP c'è un ragazzo che si fa chiamare Dada, secondo me ti starebbe sul cazzo. Dario, farei mai GTA RP? Che cringiata, ragazzi, che cringiata GTA RP, ma che cazzo ci perderebbe più di un'ora? Noi siamo la Sweet Gang, una gang dolce. Espresso dolce, eccolo qui per il vostro benessere quotidiano. Prendetelo in culo, non dovete assolutamente dimenticare di questo espresso dolce. Aspetta che c'ho un attimo il cazzo in culo. Zucchero, zucchero, zucchero. Orzo manda. Ah. Dario, sei sotto effetto di taurina? No, non faccio più quelle cose, sono astemio. Dario, pensi di fare dei giochi al codice in futuro, magari con Sabaku? Non credo che Sabaku si presterà mai a una cosa del genere. Posso già cominciare a bere. Dario, che ne pensi dei toscani che espatriano in Australia per fare cuochi? Falliti. Ma che trucco è? Dario, ci sta qualcuno dietro la porta che ti fissa? No, non c'è nessuno. Conosciuto da YouTube. Vabbè. Che succede? Dario, ma ci racconti un aneddoto del Cristo Dottone? Ma come fate a saperlo quell'aneddoto? Impossibile. Senti, mi date la mano a portar via questo Cristo. C'è un ragazzo pelato, amico di Omiatol. Bah, non sembra interessante, vabbè. Spogliarti del PSA per guardare solo il tuo artwork. Dario, ti piace già il cazzo? Questa è bellissima. No. Dario, chi è l'uomo del parcheggio? Non ne ho mai sentito parlare. Culo. Ma mi viene in bocca? Dario, ma che cos'è lo sgrodolo? Lo sgrodolo è probabilmente quando te c'hai un piccolo, poi lo tiri su e dentro c'è un tesoro. Il tuo cuore appartiene a te. Dario, ma secondo te Mangaka potrebbe fare live? Secondo me Luca ha tanto potenziale da esprimere, perché c'è questo personaggio un po' svampito tra le nuvole che potrebbe funzionare. E poi, pacato com'è, sono convinto che non ci marcerebbe per nulla, che quindi riuscirebbe a rimanere in quella dimensione ben precisa, senza mai uscire fuori dal seminato. Ne sono convinto. Prova ad annusare la scrivania. No! Dario, cosa ne pensi di Fedez? Ma non so proprio cosa pensarne. Non lo so, non ho mai ascoltato così tanto e sinceramente non lo seguo. Questa relazione sembra un tuffo ad Antignano, avrei sopportato... Dario, affidabile Ettore MTG su Car Market. Giacomone, guarda, io ci ho comprato delle carte e mi sono sempre trovato strabene. Ancora non ci credo qui
Dario, che ne pensi di chi mette sempre e comunque il valore dei prodotti Pokémon nei titoli del video per fare views? Boh, ma non si fa molto, anche perché, ragazzi, diciamoci la verità, le carte che valgono tanto sono le Magic, le Pokémon, non se le incula nessuno. Sei valutato in base al prezzo? Dario, puoi spostare un po' la webcam che così... Va bene, la sposto. Ciao Dario, hai mai pensato di collezionare Magic oltre a Pokémon? No. È dispendioso e poi non ho voglia di mischiarmi con la community di Magic. Che sei bella come un loto alfa. Dario, tira fuori una delle tazzine. Dario, pensi che inviterai mai Valentina Up? Ma chi mi caccia? Non mi ca... Ragazzi, non mi ca nessuno a me. Cioè, ho iniziato ora Valentina Nappi, una star di fama internazionale. Scusate, e... ma ciao, che cazzo sta succedendo? Ma che sta succedendo? Boh. Pensi che sarai più costante su YouTube? Ciao bimbi e benvenuti. Dario, c'è un certo Fossetti di Every Eye che vorrebbe intervistarti. Accetterai la proposta? Ma guarda, ti dico di sì. Ti dico di sì, assolutamente. Dario, da dove viene il sivo a letto? Il sivo a letto, il freddo, viene da uno spacciatore di Livorno che bazzicava in piazza Attias e quando vedeva la polizia urlava sempre: "Si va a letto! Polizia! Si va a letto! Polizia!" Dario, ti do un consiglio che ti servirà in futuro se mai continuerai: non fare un IRL per il rally. Che rally? Guarda la faccia, guarda lo sconforto. Dario, ma che cos'è sto sgrodolo di preciso che nomini sempre? Quando te, Narga, prendi un oggetto, no? E se cerne magari dell'umidità, del liquame, eccetera, te dentro poi lo trovi, però se lo giri, lo avvolgi e tutto si risolve. Dario, mi fai un twirl? Voglio vedere cosa c'è nel... Fonzis. Ah, bene, te. Buoni. Finiti. Però c'è la Coca-Colina. Buona Coca-Colina. È zero, eh. Però ci si adatta. Pronto? Ti apro. Vieni. Buonasera. Io ho portato da festeggiare. Lo spumantino! Bisogna festeggiare i 3 anni, tra l'altro. Bisogna festeggiare i 3 anni. Che effetto strano. Io, guarda, non pensavo mai nemmeno sarei ritornato in questa casa. Ma perché sai, mai in casa tua, eh? Tutto questo. Sono tornato 10 anni fa, ti ringrazio. Ma che bello. Quando stavamo qui e te montavi, non vedevi un cazzo di colori a Pokémon Anthology. Una settimana, bellissimo. Ma questo tappino, cioè, ma posso ospitarlo? Ma ah, sì, è così. Ah, è tipo... Rompendo il meme a questi 3 anni di Twitch, nostalgici. Ho voluto giocare sulla nostalgia. Io non sono uno che preme molto sulla nostalgia, ma questa stavolta ci stava, secondo me. Per me questi 3 anni sono stati veramente un bel bloccone di tempo. Ogni giorno ne succedeva. È sbagliato parlare passato, bisogna parlare presente. Ogni giorno ne succede una nuova. Infatti sembra quasi un'eternità fa. Cioè, tipo, che ho conosciuto il Masseo, si diceva l'altro giorno, è un anno. Eppure mi sembra di conoscerlo da 10 anni, ma perché abbiamo passato 200.000 momenti insieme in questo anno su Twitch, sempre a stretto contatto. Idem per Volpe, Dada, Nanni, Tizio, Victor. Poi ho ritrovato il Riso. Il Riso era scomparso dalla mia vita, dalle nostre vite. Il mio sogno quando ero su YouTube era proprio questo. Cioè fare un gruppone di gente. Cioè, ma se ci pensi, questa cosa qui l'ho sempre voluta fare. Anche con le puntate nel Cultura Tour. Ti ricordi quando facevo le schede dei personaggi? No, tipo appunto Ginger, spiegavo le caratteristiche. Perché già mi garbava questa idea di gruppo, di grande community, eccetera. Ora che esistono, cioè c'è la Tomodachi Crew, la gente con tutte queste personalità, il pub, ci siamo riusciti finalmente a creare un gruppo di persone solido,
completamente eterogeneo che si riconosce. E ora, ragazzi, voglio fare anche questa cosa qui della community, la voglio portare su un altro livello e voglio vedere cosa succede con l'aperitivo dell'amico. Perché ora l'avevo già annunciato, però lo voglio fare, ragazzi, il venerdì prima del pub. Voglio fare un pub dell'amico con la community, cioè selezionare utenti storici, utenti attivi, utenti un po' più particolari della chat e buttarli dentro una chiamata StreamYard e vedere chi cazzo viene fuori. Per ampliare ancora di più questa cosa qui, buttarla completamente di fuori. Cacciara, come piace a noi. Sì, quindi sì, vai, diciamo che tirando le somme è stata un'epoca positiva, molto più positiva di YouTube, lo voglio dire. Perché YouTube mi ha dato tante soddisfazioni, mi ha creato, però allo stesso tempo poi mi ha divorato, nel senso che una volta che mi aveva consumato fino al torsolo sono stato scaraventato via. Anch'io non sono stato capace di magari di fare le furbate, no? Potevo fare un video di nicchia e poi sparare cosa ne pensi Naruto e fa 300k, cosa ne... e poi si tornava alla nicchia. E invece ho voluto fare sta svolta di nicchia che sì, mi ha portato tante soddisfazioni, però allo stesso tempo non potevo campare. Quindi Twitch mi ha aiutato tanto. Adesso sto trovando un equilibrio su Twitch con le rubrichette, quelle un po' più culturali, e poi le cazzate, insomma ho trovato un equilibrio, quindi sono contento, sono più rilassato, ecco, senza dubbio sono più rilassato.